Con Ginella Vocca, direttrice artistica della 30ª edizione del Mad Film Festival a Roma dal 7 al 17 novembre 2024. Ben trovata. Ben trovato, è il nostro appuntamento annuale, diciamo che è un piccolo talismano. Quando arrivi tu, siamo proprio arrivati a meta. Cos'è? Spieghiamolo a chi ci ascolta. Ancora dopo 30 anni, va bene, ve lo spiego ancora. È bello scherzare dopo un anno di lavoro intensissimo. Abbiamo raccolto tanti bellissimi film dall'area del Mediterraneo, questa è la missione del festival. 30 anni sono veramente tanti, ma sono passati velocemente, per cui è da celebrare come data, però siamo pronti a ripartire con la prossima. E quindi sì, tanti film importanti dall'area del Mediterraneo, che mai come in questo momento è un'area di particolare interesse, cruciale, drammatica, difficile proprio da digerire. E noi ci proviamo attraverso il cinema, attraverso il racconto diretto di questi autori e quindi di questi paesi. Quante sono le opere in programma? Ecco, questo è un problema perché sono troppe, sono 80. diciamo che sono ben distribuite tra lungometraggi di finzione, documentari e cortometraggi. Il festival è disteso su ben 11 giorni di programmazione e insieme a film avremo degli incontri importanti, in particolare le letture, le masterclass. I film sono 80 e raccontano un'ampia parte di mondo, perché il Mediterraneo per noi ormai è un Mediterraneo allargato, un Mediterraneo che si affaccia e che arriva fino alla penisola arabica. Saranno presenti anche autori e autrici a presentarli? Assolutamente sì, iniziamo subito in modo intensissimo con i Mad Meetings che vedranno avvicendarsi 50 operatori del settore audiovisivo dei paesi dell'area che incontreranno produttori italiani su una selezione di film in post-produzione che concorreranno a due premi molto importanti, l'OIM Prize 10.000 euro cash e lo Stadium Video Prize del valore di 3.500 euro in lavorazioni. E poi i pitch, che sono proprio le idee che nascono, le idee che vengono proposte dai produttori, dai registi dei paesi dell'area ai nostri affinché possano diventare delle coproduzioni interessanti per l'Italia. Quindi avremo diversi produttori e registi subito all'inizio con i Mad Meetings e poi avremo tanti nomi importanti che presenteranno i loro film, tra cui Nabila Ayush con il suo ultimo lavoro, Everybody Loves Duda. Ci sarà anche la sua talentosissima attrice a presentare il film. Avremo poi il regista del film in concorso per la Francia, un film molto molto interessante, Le Fantôme. Quindi avremo Jonathan Millet con questo film che racconta la vita segreta dei rifugiati siriani in Francia. Poi quest'anno in concorso abbiamo una super novità per il festival, ovvero due film italiani, Sulla Terra Leggeri di Sara Skyer e I Diari di mio padre di Ado Asanovic. Il primo una finzione, il secondo un documentario, loro saranno presenti alla proiezione dei loro film e così via. Com'è stata la scelta dei titoli? Difficile, quest'anno veramente difficile, perché all'inizio sembrava proprio di non trovare le cose che interessano al festival, cioè finché fossero densi di contenuto, belli, però godibili da un punto di vista strettamente cinematografico. Invece poi piano piano abbiamo cominciato a inanellare titoli fino a comporre questa selezione del concorso di 8 film. Non è stato facile, no, è stato un lavoro lungo, di grande ricerca, di visione. Visioni, visioni, abbiamo veramente questo comitato di selezione ha lavorato tantissimo quest'anno. Com'è strutturato il festival? Più o meno come sempre, col concorso ufficiale, la sezione Atlante, che è un fuoriconcorso molto divisione dell'area, e abbiamo ancora una volta il concorso, il premio Valentina Pedicini, il concorso ufficiale cortometraggi, Le Perle, dedicato al cinema italiano. Quest'anno c'è una nuova sezione che si chiama Mediterranea. Perché ci eravamo posti il problema di come festeggiare questa 30ª edizione. Bisogna fare una retrospettiva, che titoli scegliamo? Difficilissimo.
tantissimo. Su 30 anni, se mediamente ne vediamo 700 all'anno e poi ne proiettiamo tra gli 80 e i 90, all'inizio erano anche di più, è veramente difficile scegliere. E quindi abbiamo pensato di rendere omaggio alle registe contemporanee dell'area. Per cui questa sezione mediterranea vedrà la presenza di film come Adam di Mariam Touzani, The Day I Lost My Shadow, l'opera prima di Soudad Khaddam, che sarà presente al festival, Una storia d'amore di desiderio di Leila Bouzid, anche questo è stato presentato al festival negli ultimi anni, e poi Kauthar Benania con il suo Zeynep Nempala Nej, che è il suo secondo documentario di finzione. Poi sappiamo che Kauthar Benania ha conquistato le vette più alte del cinema con la sua partecipazione nella short degli Oscar. I riferimenti web per il programma? È sempre al nostro sito, sempre più bello, www.medfilmfestival.org. Voglio ricordare i luoghi del festival, ovvero il Museo Maxi, poi la full immersion al Cinema The Space Moderno dall'8 al 13 di novembre, poi saremo al Palladium ed ancora di nuovo al Museo Maxi per Best of 15, 16 e 17 novembre. Trentesima edizione del Mad Film Festival a Roma dal 7 al 17 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Ginella Vocca. Alla prossima! Grazie a te, alla prossima! Vi aspettiamo al cinema!